questo è il mio letto. E l'ho dovuto pure fare solo per questo video, guardate quanto è bello. Ma il punto del video è: sotto questo letto c'è un tesoro, ossia che si può aprire. E non lo apro da credo 2 anni. Quindi andremo a vedere cosa c'è qua dentro. Letto reveal. Questo, signori, è il primo sguardo. Laggiù c'è solamente polvere. Ho interrotto per sbaglio la registrazione. Andiamo per ordine. Per prima cosa ho trovato questa roba qua. Dovrebbe essere tipo uno stampino per il pongo che utilizzavo da piccolo. Ci sono le scimmiette. Vediamo se riesco a tirarlo sul poster di Minecraft. No, piccolo fun fact. Io mi sono fatto i primi soldi facendo cibo finto ai miei genitori. In pratica dopo cena io allestivo sulla mia cassapanca, che ora non esiste più, un ristorante fatto di pongo. Avevo tutto il menù, che secondo me qualche menù qua dentro lo trovo, perché l'ho fatto tipo 10 anni sta roba del ristorante. Mi facevo pagare realmente, mettevo i prezzi del caffè che era 1 euro, mettevo il pezzo della pizza che era 2 euro. E io a 7-8 anni mi facevo i soldi così. E usavo questi stampi per fare i biscotti probabilmente. Ancora del pongo secco all'interno, ma vabbè. Il prossimo prodotto che possiamo trovare in questo schifo è proprio lui, Buzz Lightyear, che non so neanche se l'ho pronunciato giusto. Una volta funzionava, cioè premevi i pulsanti e facevo effettivamente qualcosa. Vediamo se funzionano. Non va più un cacca. Io mi ricordo solamente che quando avevi questo eri un figo. Cazzo, peccato che non va una serie. Non so dove si mettono le pile. Cioè, io mi ricordo che con sto coso ci dormivo. Ma sapete perché? Io riuscivo tranquillamente a dormire senza nessun pupazzo, nessun niente. Ma dato che tutti i miei amici usavano pupazzo o qualcosa, mi sono detto, vabbè, li userò anch'io. L'ho usato per un giorno, poi accorgendomi che nel sonno l'ho buttato per terra, non l'ho mai più usato. Prossima cosa, troviamo una macchina telecomandata a cui ho fottuto le pile. Chissà dove sono. Ero innamorato delle macchinine. Infatti, eccone qua subito un'altra, che forse questa anche funziona. Anche a questa gli ha fottuto le pile. Però questa dovrebbe funzionare. In teoria questo è il telecomandino. Aspettavo questo momento. Un cubo di Rubik sfasciato completamente. Ci sono tutti i pezzi qua dentro. Ora non ci vedi recuperarli tutti. Mi ricordo che l'avevo comprato e mi era caduto dalle scale. Il mio obiettivo era riuscire a imparare a farlo. Ma da quella caduta basta. Una racchetta da tennis, anche bella. Giocavo a tennis con mio padre in salotto e ho sfasciato un botto di luci. Venite, venite, vi faccio vedere. Appena ci avviciniamo all'ingresso di casa, potete subito vedere questa lampadina, questo lampione. Non è come quelli lì, ma si è un pochino sfasciato. Chissà di chi è la colpa. Almeno questo c'ha sotto la base in vetro, mentre invece questa qui non c'ha un cazzo. Io continuavo a sfasciare luci quando giocavo a tennis con mio padre. Era bellissimo, infatti abbiamo smesso. C'è ancora un reperto di rete che è qui da non so dal 2000, non lo so. Questo lo usavo sia per giocare a tennis che giocare a pallavolo con mia madre. Sempre qui in cui anche a pallavolo ho rotto le luci probabilmente. Ed è ancora qui. E ragazzi, se facevate questa cosa avete la mia stima. L'album degli amici cucciolotti. Ma ce n'è solo uno, credo, almeno che non ne trovo altri. Ma io li facevo tutti gli anni. E credo che questo sia l'ultimo che abbia fatto nel 2016. Sì, perché li facevo solo alle elementari. Abbiamo un coso impolveratissimo di Tris. Non c'è molto da dire, Tris. Un Pinocchio che una volta era un orologio, come potete vedere, ma chi si sa, sono esplosi i pezzi, non so dove siano finiti. La lavagnetta del Draw My Life mai più usata, che è finita qua dentro. C'è un po' di polvere, scusa. Un'altra macchinina, pare che è piena di polvere. Inalando tanta di quella polvere, ragazzi. Peggio del fumo. Non l'ho mai fumato, ma credo. Questa era la mia preferita, perché intanto aveva le porte che si aprivano, e questo per me da bambina era fighissimo. Ma io mi ricordo che andava velocissima. Vediamo se c'avevo ragione. Non troppo. Ma mi ricordo che faceva pochissimo attrito con il terreno e mi piaceva il rumore che faceva. Possiamo trovare un'altra macchinina che però è tutta sminchiata. Una molla, sempre della macchinina che ha appena sfondato. Una racchetta che ci ha creduto di meno e non avete idea di quanta polvere ho tirato fuori con sta racchetta. Il palloncino 1 dei 100k. Lì ci dovrebbe essere scritto 100k, ma c'è solo scritto 00 e lì c'è una faccina molto bella. Un'altra racchetta, ragazzi, se vi interessa io vi vendo le racchette a questo punto. Il calendario della mia scuola, perché l'ho comprato solamente per fare una gag. Ossia per dire poi ai bidelli che l'ho comprato solamente per avere la carta igienica. Tanto è vero che poi la carta igienica in bagno non c'è mai stata. Che se ho comprato questo cosa 5 euro un calendario. E davanti a questo c'è scritto la mia password di YouTube, che è tipo il codice, due codici fiscali messi insieme. Adesso in realtà la sua memoria, quindi in realtà non serve a niente. Ma certo non vi faccio vedere davanti. Questo in realtà si potrebbe buttare, anche un rischio tenere la password qui. Anzi, non so se me la ricorderò per sempre a memoria, però forse è meglio tenerli. Ci sono degli esercizi di geometria, della polvere con dietro una lucina per la bici. Una foldera, un porta racchetta da tennis. Minchia raga, vi posso regalare di tutto. Minchia quanta polvere. Ah, ma aspettate, scherzavo. C'ho tutto il libro di geometria. Aspettate raga, sto morendo.
Io non sono allergico alla polvere. Credevo fino a questo punto. Non so perché non l'ho buttato, sinceramente. Un pezzo del mio letto. Un retino che in questo caso è servito solamente per pescare la polvere. Mi ricordo che lo portavo molto spesso al mare. Un altro radiocomando che prendo così perché è davvero troppo pieno di polvere. Uno skate mini cicciolo che mi avevano regalato. E io non so andare in skate, manco in bici. In bici sì, ma so pedalare, non è che so farle impennate. Una pila, non sapremo mai se è carica o meno. Un portafogli o portafoglio, non ho mai capito come si dice. In questo caso porta la polvere. Questi altri pezzi di cubo di Rubik, ma sì, ma ve ne trovo milioni. Questo aeroplanino, raga, è storico. Mi aveva regalato il bidello dell'asilo, che ci passavo tantissimo tempo, perché stavo sempre male all'asilo o perché c'era religione. Io non so perché, nel mio asilo c'era religione, cioè c'erano le materie. Non so se è così nella realtà, non mi ricordo un cazzo dell'asilo. Mi ricordo solamente che il mio bidello, quando venivo con lui, mi faceva giocare con questo aeroplanino. Quando avrò 90 anni devo prenderlo e ricordarmi dei suoi momenti. Un'altra pila, un sacchetto, un all'interno assolutamente un c***o. E ragazzi, cazzi, credo che dal solo rumorino possiate capire cosa sono. O forse no. O forse ci giocavo solo io. Che potevi pinnare in questo tavolino e fare i disegni, raga. Sono pieno di polvere comunque. Ancora il manuale delle istruzioni che ti faccio vedere come fare le cose. Madonna, che ricordi. Provi delle cose facilissime e difficilissime, tipo... No, scherzo, credo sia Charlie Chaplin. Che cazzo è questo? Vabbè, ragazzi, c'erano cose troppo belle e io le facevo. Cioè, dai, ma ci pensate alle Clasher che fa un castello del genere? Ultima cosa che non ho voglia di tirar fuori, perché sennò tirerei giù la polvere di Chernobyl. Lo coso che era tipo un flipper molto molto bello, Rocket League sexy version. E niente, ci giocavo con mia madre e con mio padre a batterie, tifo aria da sotto ed è molto bello. Ah, c'è anche una cosa rotta, non so come si chiama quella roba lì. Cioè, avevo un nome ma non me lo ricordo, ma è il momento di chiudere questo vaso di Pandora. Non si chiude, rimane a metà. Questo è il risultato di fare questi video di merda. Sono pieno di polvere dappertutto. Sulla maglia, e poi che maglia, ragazzi. Cioè, fatemi permettere. La maglia di Ale Clasher estiva, ragazzi. Cose estive. Non so cosa, non so fare le sponsor. Cioè, sponsor a me stesso. Volete comprare una maglia delle Clash a maniche corte? C'è anche il design di Jerry Scotti, c'è anche il design qualitoso. Potete farlo. Dato che sono un genio del marketing, al posto di 18 euro ve la lascio a 16 per 24 ore. Poi dopo 24 ore tornerà a 18. Sta a voi la scelta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo con lo stop motion. Dato che il video scorso ha superato anche i 20.000 like. Quindi, ciao. Ci vediamo allo stop motion. Io vado ad allenarmi e vado un po' a sfondare le sedie. Ciao, belli.